dimostriamo ora che il lato del decagono regolare iscritto in una circonferenza è la sezione aurea del raggio della circonferenza ad esso circoscritta. Allora, considero infatti AB lato del decagono regolare iscritto nella circonferenza di cui ho tracciato l'arco AB. Devo dimostrare che AB lato è la sezione aurea del raggio della circonferenza circoscritta. Allora, sapendo che è un decagono regolare, l'angolo al centro su cui insiste la corda AB è di 360 diviso 10 e quindi 36 gradi. Per differenza, 180 meno 36 fa 144 diviso 2, 72. Quindi gli angoli alla base sono di 72 gradi. A questo punto anche OBA è di 72 gradi. Traccio la bisettrice dell'angolo B e quindi divide l'angolo di 72 gradi in due angoli di 36. 36 gradi e 36 gradi. A questo punto ottengo il punto C. Calcoliamo la misura dell'angolo, quindi BCA. 72 più 36 fa 108, 180 meno 108 è 72 gradi, l'angolo BCA. L'angolo OCB è di 108 gradi. Allora, abbiamo dimostrato la bisettrice dell'angolo interno di un triangolo con la similitudine, il teorema che dice che la bisettrice dell'angolo interno di un triangolo divide il lato opposto in parti direttamente proporzionali agli altri due lati. Quindi abbiamo che OC sta a CA come OB sta a BA. Osserviamo il triangolo BCA. È un triangolo isoscele perché 72 e 72, quindi l'angolo, il lato AD è congruente al lato BC. Osserviamo il triangolo OBC. E vediamo che è sempre un triangolo isoscele, 36, 36, quindi il lato BC è congruente al lato OC. Allora, di conseguenza, OC è congruente ad AB per la proprietà transitiva. Quindi sostituisco al posto di OC AB. AB sta a CA come OB, che è congruente ad OA, e quindi posso mettere OA, sta ad AB. Applichiamo la proprietà dell'invertire, quindi CA sta ad AB come AB sta ad OA. Osserviamo che CA è dato da OA meno OC, ma OC è congruente ad AB. Quindi al posto di CA scrivo OA meno AB. Sta ad AB come AB sta ad OA. Che cosa possiamo osservare? Che AB è medio proporzionale tra l'intero segmento OA e la parte rimanente. Quindi AB è la sezione aurea di OA. Ma OA è il raggio e quindi abbiamo dimostrato che il lato di un decagono regolare iscritto in una circonferenza è la sezione aurea del raggio della circonferenza circoscritta adesso. Grazie.